Buonasera, buonasera, quinto appuntamento con Pro Teramo, 45 minuti in compagnia dei colori biancorossi per approfondire quanto sta accadendo nel mondo appunto del Teramo. Vi dico subito che questa sarà una puntata particolare, nel senso che andremo in onda ovviamente fino alle 21.45, ma sapete benissimo che in questi minuti, anzi si è conclusa da pochi minuti l'udienza davanti al collegio di garanzia del CONI. Ovviamente siamo in attesa dell'eventuale sentenza e ovviamente faremo le valutazioni, le analisi, se ce la faremo in questi 45 minuti, altrimenti vi rimandiamo alle 22.30 dopo l'appuntamento con Pro L'Aquila per vedere insomma quello che sarà accaduto, se accadrà qualcosa ovviamente di importante per i colori biancorossi. Intanto c'è da commentare questa vittoria contro il Prato, vittoria sofferta di sabato pomeriggio per 3-2 in attesa del recupero di domani pomeriggio alle 15 al Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo di Romagna, l'ultimo recupero per il Teramo prima che il campionato tutto, possiamo dire, si regolarizzi per i colori biancorossi. Io vi ricordo che potete interagire con noi al numero che tra un po' vedrete in sovraimpressione, eccolo qua, 392-623-7060 per fare delle domande, delle considerazioni. Io vado subito a ringraziare, a salutare gli ospiti di questa sera. Saluto e ringrazio Pasquale Catalano, buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. E poi ovviamente il collega Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti, ben ritrovato. Intanto si sta giocando anche in Serie B con la Virtus Lanciano che è sotto per 2-1 al Biondi contro la Salernitana. Però prima di iniziare a parlare delle tematiche del Teramo, io non so se abbiamo in collegamento telefonico, lo saluto e lo ringrazio, Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Ciao a te, saluto a tutti. Spieghiamo il perché di questo tuo intervento telefonico, perché ci tenevi particolarmente a salutare un tifoso del Teramo e un tuo caro amico che purtroppo ci ha lasciato. Beh sì, credo che sia doveroso da parte mia, da parte soprattutto di tutti quelli che tifano per il Teramo. Ci ha lasciato ieri in maniera del tutto improvvisa e qui vedete il saluto del sito del Teramo. Ciao Gado, Gaetano Striglione era un grande appassionato tifoso del Teramo, direi tifoso da sempre, da 50 anni e più, 50 anni e più, era un ragazzino quando insieme ad altri carissimi amici già seguivamo il Teramo nel vecchio comunale. Gado Striglione non era un tifoso qualunque, lo dice la sua vita, la sua storia, soprattutto era anche un grande appassionato di calcio. Così un aneddoto velocissimo: quando ancora non c'erano internet, Google, YouTube e tutte le altre cosettine, chiamiamole così, tanto care a te e all'amico Andrea Costantini, ci si poteva rivolgere proprio a Gado per sapere, per conoscere le caratteristiche magari di un giocatore appena acquistato dal Teramo. Aveva infatti un archivio di primo grado con formazioni, nomi, caratteristiche dei giocatori dalla Serie B alla Serie C e a scendere. Si ricordava le formazioni del Teramo, conosceva e ricordava le formazioni di tante squadre, era un grande appassionato di calcio, ma ripeto, soprattutto era un grande tifoso del Teramo ed era ancora più importante una brava persona, come detto un grandissimo tifoso del Teramo. Un caro pensiero alla moglie, alle due figlie e all'amico Gado, grande tifoso del Teramo, un caro saluto colorato di biancorosso e un abbraccio.
Grazie, ovviamente un abbraccio anche da parte nostra, da parte della redazione di TV6 alla famiglia di Gaetano Striglioni. Io ti ringrazio Francesco. Ciao Francesco. Per questo intervento, ovviamente ti aspettiamo presto. Va benissimo, ci vediamo presto e ovviamente sempre Forza Teramo. Ciao Francesco, ciao. Grazie, grazie a Francesco Di Francesco. Per questo saluto doveroso di un tifoso del Teramo che purtroppo ci ha lasciato. Vediamo rapidamente adesso, cominciando ad andare davvero sulle tematiche di campionato, velocemente risultati e classifiche, ma giusto per ripasso, con la vittoria per 3-2 sul Prato dopo l'ottava giornata, una vittoria sofferta che a livello di classifica, vediamo anche i riflessi di classifica, porta il Teramo a quota 4 punti. Ovviamente noi siamo sempre con un occhio e un orecchio a Roma, al Collegio di Garanzia del CONI, per tra un po' avremo anche dei collegamenti telefonici per sapere che cosa succede, ma intanto io a Pasquale Catalano chiedo, visto che hai visto la partita, quella di sabato, e non solo, probabilmente un Teramo in difficoltà così non lo vedevamo da tempo. Ma è stata una partita difficile per il Teramo, ha trovato una squadra che si è giocata la partita, ha creato tanto, però alla fine la qualità del Teramo individuale ha fatto la differenza secondo me sabato, con questo giocatore che in questo momento è imprendibile, quando è entrato, che Petrella, ha fatto veramente la differenza, ha cambiato le sorti di questa gara. È un quell'atteggiamento soprattutto difensivo che continua a rimproverare Vivari nei suoi, dice troppa superficialità, non riusciamo a correggerla, speriamo che i ragazzi l'abbiano capito, sei d'accordo? Ma è normale che siamo abituati a vedere questa squadra, considerando l'anno scorso soprattutto, una squadra che creava tanto e subiva poco, e in questo momento subisce un po' di più e crea qualcosa in meno, però chiaramente siamo ancora all'inizio del campionato, questo gruppo ha passato a livello psicologico un periodo non bellissimo e quindi qualche strascico secondo me se lo porta ancora dietro. Sul modulo 3-5-2 dall'inizio, poi in corso d'opera è cambiato con il tridente, paradossalmente il Teramo, intanto vediamo il gol del 2-1, bellissimo questo triangolo larghissimo, Petrella, Moreo, Petrella, con le tre punte dicevamo ha sofferto paradossalmente di meno. Ma ha sofferto di meno, ha giocato, forse avevano le distanze un po' più corte, ma al di là di questo credo che è l'episodio che ha creato la differenza. Questo episodio che stiamo vedendo ha fatto sì che il Teramo andasse in vantaggio e quindi riuscisse a portare la gara a termine. Andrea, su questo ragazzo che insomma ne abbiamo parlato tante volte, però tu oggi hai assistito anche alla conferenza stampa di Vincenzo Vivarini, è ancora prematuro, mi sembra di poter capire dalle sue parole, il cambio di modulo. Beh, prematuro, lui ha usato parole chiare, ha detto è un modulo che non è ancora pronto per la fase difensiva, nel senso che quando la fase difensiva è stimolata non ci sono forse gli equilibri, i meccanismi giusti per poterlo attuare. Dice Vivarini, in corsa, cioè a partita in svolgimento, quando il Teramo prende il sopravvento sull'avversario, guadagna campo, ha l'inerzia positiva dalla sua parte, giocare con questo modulo, avendo una fase difensiva meno stimolata, allora a quel punto è un modulo che può fare male, perché evidentemente i meccanismi offensivi sono più avanzati rispetto alla fase difensiva. Quindi partire dall'inizio è prematuro, da utilizzare in corso d'opera sicuramente meglio. Se poi la variabile è Petrella, tanto meglio. Perché? Un po' per la predisposizione naturale che ha Petrella a entrare e essere subito impattante, anche per caratteristiche tecniche e fisiche. E poi perché Petrella in questi anni lo abbiamo visto un po' in tanti ruoli, seconda punta, quinto di centrocampo, mezzala, però il ruolo dove ha reso di più è quello del primo anno, tridente d'attacco, il terzo di destra, certo. Colui che rientra e può puntare la porta, rientra e può mettere un cross, un filtrante importante. Non era un fatto di categoria, Serie D, era un fatto di caratteristiche. Quindi è chiaro che un 3-4-3 o un qualsiasi modulo che prevede un tridente d'attacco con Petrella che parte largo a destra e può accentrarsi è il ruolo
tagliato per lui, che ne esalta le caratteristiche. In altri frangenti lui si è applicato, a volte ha fatto bene, a volte meno, ma chiaramente è un giocatore snaturato. Certo. In quel contesto rende meglio. Poi aggiungo, con la Lupa Roma, difesa improponibile della Lupa, con quegli spazi per la Vannozze, con il Prato il Teramo ha fatto il gol della differenza in contropiede. Anche a dimostrazione del fatto che il Teramo faceva fatica in quella partita, è nato questo contropiede ben fatto da Moreo e Petrella, ma con quegli spazi lui si esalta. Quindi, tornando a bomba, diciamo che la squadra forse non è pronta dall'inizio, l'ho detto anche Vivarini, al nuovo modulo, però è una variabile importante, anche perché se Petrella è questo ed è così in forma, bisogna valorizzarlo. E allora ci ascoltiamo che cosa ha detto Vincenzo Vivarini proprio sull'eventualità del modulo 3-4-3. Sì. In questi studi biancorossi questa notizia fa sempre piacere, ma non è un finale. L'Ascoli perde. Ad Avellino, 1-0. Grazie anche per l'aggiornamento live del campionato di Serie B. Ci ascoltiamo Vincenzo Vivarini che parla proprio del modulo 3-4-3. Arriva? Ma sì, è un'ipotesi che ci abbiamo lavorato tantissimo anche ieri, però c'è un problema, che la fase difensiva non è ancora ben capita e assimilata, diciamo, dalla squadra, quindi è un rischio soprattutto nella fase di non possesso, questo discorso qui, che stiamo valutando, perché comunque sia, quando in questo momento qui, quando abbiamo la partita in mano, riusciamo a sopportare sicuramente questa disposizione, mentre invece magari a partita iniziale con una squadra che ti parte forte, insomma, potremmo correre qualche rischio, però è un discorso che valuterò tra oggi e domani. È un discorso in divenire, ovviamente, quello di Vincenzo Vivarini, ha detto ci abbiamo lavorato in settimana, lo faremo in corso d'opera, però insomma quello che è importante è a questo punto al Teramo che manca probabilmente questa benedetta vittoria in trasferta, anche da un punto di vista psicologico. Sì, chiaramente vincendo una partita in trasferta, chiaramente la squadra si sbloccherebbe definitivamente, ma io credo che il Teramo il suo campionato lo farà, arriverà tra le prime perché ha un organico di prim'ordine, uno staff tecnico importante. Ripeto, quello che hanno passato quest'estate chiaramente nella testa dei calciatori qualcosa li ha lasciato e quindi soltanto il tempo potrà quantomeno far dimenticare questa situazione, però l'organico è importante, i giocatori che sono arrivati sono forti, davanti c'ha tanta qualità. Se pensiamo che Lenoci, che è un giocatore che in questa categoria ha fatto sempre la differenza, fa fatica a trovare spazio perché davanti c'ha giocatori che stanno facendo benissimo, questo la dice lunga sulla qualità dell'organico del Teramo stesso. Facciamo un... Sì, Andrea. Ha raddoppiato l'Avellino contro l'Ascoli. Hanno segnato Mokulu e Tavano. Facciamo una piccola parentesi, andiamo, lo ringrazio, in collegamento telefonico con Roma, con l'avvocato Edoardo Chiacchio. Buonasera avvocato, buonasera. Ben risentito. È un piacere mio di sentirvi. Piacere nostro, ovviamente siamo in attesa di novità. Guardi, l'udienza si è conclusa alle 7:30, 19:30. Il presidente del collegio ha garantito che entro stasera avrebbe reso noto i dispositivi di tutte le decisioni con pubblicazione sul sito del CONI, quindi siamo in attesa di saperne di più. Senta, ma è una voce fondata il fatto che la Procura ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi di Vigor Lamezia e Torres e il respingimento ovviamente di Savona, Forlì e Teramo? Sì, corrisponde esattamente alla verità. Ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi di Torres e di Lamezia e il rigetto di tutti gli altri. E a quindi, avvocato, chiedo scusa, ma in un'ipotesi dovessero veramente essere accolte, cambia la Lega Pro? È una richiesta della Procura del CONI. Non è la sentenza. No, dico, nell'eventualità cambierebbe la Lega Pro? Cambierebbe anche la Serie D. Sì, anche la Serie D ovviamente. Ma poi queste squadre come poi possono recuperare? Penso che sarebbero ammesse in sovrannumero per campionato di Lega Pro. Però i motivi organizzativi e le difficoltà al riguardo
sono sin troppo naturali, no? Veramente certo. Sarebbe uno sconvolgimento di campionati. Certo, assolutamente. Avvocato, allora io faccio così, la libero subito perché ovviamente avrà tanto lavoro da fare. Poi se ci sono novità ci riaggiorneremo tra pochissimo, va bene? Sì, fino a che ora siete in trasmissione? Noi teoricamente fino alle 21.45 e poi dalle 22.30 fino alle 23. Bene, allora penso che sicuramente la sentenza sarà resa nota. Perfetto, perfetto, grazie. Grazie avvocato. Grazie avvocato. Insomma, Pasquale, sarebbe una Lega Pro completamente differente. Poi come farebbero queste squadre a recuperare tutte queste partite? Mi sembra un'assurdità, onestamente. Non penso che sia una cosa fattibile. Poi, eventualmente, dopo questa sentenza, bisogna vedere come eventualmente si regolano. Certo, assolutamente. Ma, a me sembra uno scenario... E tra le cose che possono succedere, tra le cose potenziali, ma mi sembra inverosimile perché a questo punto bisognerebbe ristrutturare i campionati avendo già giocato delle partite, quindi cristallizzando delle classifiche, ma poi aspettando che queste squadre reinserite rifacciano, recuperino le partite, e poi gli organici bisogna farli da capo, rifare certo. I contratti. Anche perché con una squadra di Serie D ora faccio la Lega Pro. Cioè, allora, mi sembra tutto... chiaramente altamente improponibile, però è uno scenario tra quelli ventilati, tra quelli possibili, sì. Per quanto mi sembrano altamente improbabili, ma è tra quelli possibili. È proprio per questo motivo che i verdetti di questa sera non penso possano andare, non dico che siano fatti a tavolino, ma non mi posso permettere di dire questo, però a questo punto che tipo di rivoluzione si può fare? Certo. Non ci sono margini. Ecco perché la cosa più naturale è al massimo smussare delle penalizzazioni. Penso che, ma qui le mie competenze si fermano, se alla fine dovessero vincere il ricorso Torres e Vigor Lamezia, perché questa sarebbe la grande novità, magari ci sarebbe spazio per avere un forte risarcimento in futuro, probabilmente a livello pecuniario, però essere reinseriti ora in sovrannumero in campionato a me sembra francamente folle. Con 8 partite già giocate, mi fermo qui. No, è vero, fermiamoci qui perché... anche perché quello che più interessa a noi in questa sede è la realtà abruzzese, quindi il Teramo, ma c'è anche l'Aquila, e quindi sul fronte Teramo, al di là del rigetto, ma questa è la procura che rigetta, poi alla fine c'è il giudice terzo che è il collegio di garanzia, Teramo penso che possa ambire al massimo una riduzione della penalizzazione e delle ammende. Assolutamente. Chiudiamo questa parentesi un po' ampia ovviamente sul collegio di garanzia del CONI. Stavamo parlando della necessità, della voglia di vincere questa partita in trasferta. Vediamo i gol che ha subito il Teramo in trasferta e chiedo l'ausilio di Pasquale Catalano per chiedergli insomma come valuta questi. Sembrano più Vivarini, come detto prima, ha parlato di un approccio un po' sufficiente e sembrano tutti errori che vengono un po' da sufficienza. Questo è il gol di Ancona. Questo è un infortunio, un errore tecnico. Questo è quello di Tutto Cuoio, con questo fallo che poi non è stato fischiato a centrocampo. La palla va dall'altra parte, esce Chilazze. Questo ha fatto un grande gol. Portiere leggermente avanti, ma ci può stare. E questi? Questi sono contro la Maceratese, sono i tre gol. Questo è un errore individuale. Chiaramente un allenatore giudica, è normale che sono frutto di poca attenzione, però la cosa più brutta è quando, come ad Ancona, una partita dove stavi giocando tranquillamente, prendi un gol del genere, la partita cambia, quindi cambia tutto. Certo. Ci andiamo ad ascoltare Vivarini che parla delle tre sconfitte in trasferta e della... Questo è l'aspetto, poi noi ne riparliamo, ma questo è un aspetto molto essenziale, perché poi... No, parliamone adesso allora. No, rimandiamo... Io ora vorrei vedere dopo... 7 giornate quanti gol aveva fatto il Teramo lo scorso anno. Al momento sono 11, uno dei 6 attacchi in doppia cifra, quindi è vero che non ci sono Donnarumma e La Padula e Moreo, Petrella, Da Silva non saranno,
forse le noci non saranno forse all'altezza, ma sono giudizi che sono nostri, li proiettiamo al futuro, ma sono giudizi momentanei. Lo scorso anno forse di questi tempi potevamo quasi quasi sovrapporre questo tipo di giudizio, però Petrella sta facendo gol, Moreo sta facendo gol, Da Silva sta facendo gol, 2-3 gol a testa più o meno hanno, non è che l'attacco stia mancando come produzione offensiva. È la difesa. È la difesa, ma sono delle distrazioni molto spesso individuali. Rivediamole. Individuali. A volte sì, si può parlare di meccanismo, ma molte volte sono individuali. Cioè Scipioni che... Cioè, Andrea, ti faccio una domanda. Questa partita, Jacopo, lo scorso anno è finita 0-0. C'erano Donnarumma e la Padula, ma non l'hai persa perché in difesa non commettevi questi errori. Quest'anno non hai fatto gol come lo scorso anno, ma hai perso per questo retropassaggio. Col tutto poi a Pontedera hai fatto 0-0, partita orrenda lo scorso anno, tutto poi Teramo. Non hai preso gol perché avevi un atteggiamento diverso e mentalmente i giocatori davano il 100% anche nei dettagli. Questo è un errore, cioè, forse... sono due gol. Questo, a parte questo che è un errore di Caidi, però gli altri due gol, Buonaiuto prima e Fioretti poi, colpiscono da soli. Quindi... Sì, ma secondo me non bisogna fare i riferimenti. Giustamente voi da giornalisti fate riferimenti con l'anno scorso. Sono due stagioni completamente diverse, dove gli episodi, anche l'inerzia del campionato, ti può dare in alcuni momenti delle cose, in alcuni momenti altre. Cioè, a me come dice lui, che... secondo me sono da, diciamo, da evitare chiaramente quegli errori individuali grossolani, perché quello di Caidi e quello di Scipioni sono errori grossolani, non sono errori tecnici. Quando uno invece c'è un contropiede, tira e prende la palla e tira così, il portiere può stare due metri, un metro avanti, ma sono roba di dettagli. Io non credo che sia questo il problema. Credo che se nel momento in cui tu regali in tre partite due gol del genere, metti la partita su un binario giusto per la squadra avversaria. Io sono di questa idea. Se non mi inganna la memoria, nelle prime sette partite lo scorso anno il Teramo ha segnato 9 gol. Ne ha segnato un gol a partita nelle prime tre gare, poi ha vinto le partite col Gubbio e l'Ancona e col Sant'Arcangelo segnando due gol. Quindi 2, 4, 6, 7, 8 e 9. Poi 0-1 con l'Aquila, 0-0 con la SPAL. Sono 9 gol in 7 partite, quest'anno sono 11. Io non so se siete d'accordo, credo che probabilmente, magari non grossolani così, però degli errori erano, cioè, c'erano anche l'anno scorso, però l'anno scorso non li pagavi così tanto. Può essere, perché quando ci sono le stagioni che cominciano in sordina e poi finiscono come è finita l'anno scorso, ci sono dei fattori, diciamo, che tutte le cose vanno per il verso giusto. Certo. Un'altra cosa, visto che stiamo dando un po' i numeri, lo scorso anno il Teramo ha perso a Pisa col Grosseto e in casa con l'Aquila nelle prime 7-8 giornate. Sei giornate di campionato. Quindi, allora, è vero che poi c'è stata la striscia di vittorie, il Teramo è andato in testa alla classifica, ma è anche vero che il numero di sconfitte è stato, diciamo, di 3 unità anche dopo 7 giornate dello scorso anno. Quindi i numeri non è che siano totalmente divergenti. Qual è l'impatto? L'impatto è della penalizzazione di una squadra che non ha più Donnarumma e la Padula. E quindi io quello che voglio dire è che bisogna avere pazienza, che il Teramo probabilmente in questo momento, se può ambire a qualcosa di ambizioso, sono i playoff, è difficile parlare di primo posto, è inutile farsi prendere dall'ansia, bisogna andare avanti giornata per giornata e bisogna, come dice Vivarini, migliorarsi. Certo. Tu oggi gli hai fatto una domanda, Vivarini ha detto noi dobbiamo pensare a migliorarci, poi attraverso quei miglioramenti si fanno anche i risultati, però è chiaro che noi siamo fuorviati, ha ragione Lillo in questo caso, sai, il primo posto dello scorso anno, certo, i riferimenti, i paragoni, la Padula e Donnarumma. Sì. Però anche l'anno scorso, quando sono arrivati qua questi due giocatori, non avevano tutti questi numeri a livello... E qualcuno voleva che sembra la Padula... Al di là ci sta che un po' piacere o non può piacere. Io credo che il parco attaccanti, faccio un esempio, Moreo, è un attaccante che è un 93, ma è un giocatore forte. Sì. Cioè, viene da una società di B, che è l'Entella, che è una società che non prende i giocatori a caso. Capito che ti voglio dire? Quindi sono giocatori che daranno soddisfazione. È normale che... Bisogna aspettarli, non, bisogna aspettare la squadra, perché è una squadra che, come dicevamo prima, non si allena.
gioca domenica, mercoledì. Domenica e mercoledì lo staff, l'allenatore, non ha neanche il tempo di correggere queste piccole situazioni che si vengono a creare, perché non c'ha tempo proprio di lavorare con la squadra. Di questo ha parlato Vincenzo Vivarini, della possibilità di vincere la prima partita in trasferta e anche di queste tematiche. Questa mattina lo andiamo ad ascoltare. Abbiamo analizzato questo fatto con la squadra e effettivamente bisogna che abbiamo un particolare importante, cioè che per ottenere il risultato fuori casa bisogna dare di più su tutti gli aspetti. Bisogna essere molto forti a livello caratteriali, perché comunque la squadra che gioca in casa è sempre proiettata a fare delle migliori prestazioni davanti al proprio pubblico. Quindi c'è bisogno veramente di una forza d'animo molto molto alta. E poi bisogna essere bravi a livello tattico, bisogna essere bravi a livello tecnico, insomma c'è bisogno di un qualche cosa in più sotto tutti gli aspetti per riuscire a fare il risultato fuori casa. Non dobbiamo andare alla ricerca del risultato, dobbiamo andare alla ricerca del miglioramento di squadra, perché io prima ho parlato dei requisiti che occorrono per vincere le partite fuori casa, per fare il risultato fuori casa. C'è bisogno di un piglio diverso, c'è bisogno di una umiltà, di un'applicazione diversa. Questo dobbiamo ottenere, perché siamo stati superficiali ad Ancona, abbiamo regalato un gol chiaramente alla squadra avversaria, la stessa cosa è successa a tutto cuoio, ci siamo fermati su un fallo a centrocampo, cioè sono cose che chiaramente fuori casa non ti puoi permettere. Il fatto che noi nel mese di ottobre abbiamo fatto un'infinità di partite, stiamo facendo una partita ogni 3-4 giorni. Dobbiamo, secondo me, anche trovare un equilibrio diverso con una disposizione diversa, ma c'è bisogno di lavoro, che in questo momento qui purtroppo non riusciamo a fare, perché abbiamo subito la partita da affrontare dopo 3 giorni. E il problema che stiamo avendo è un problema di strascico di tutto quello che ci è successo, ma soprattutto dai vecchi, dai ragazzi che magari c'erano l'anno scorso, vecchi per modo di dire, perché qua io ho apprezzato molto la vittoria di domenica per un aspetto, cioè il fatto di soffrire, di saper soffrire e di ritornare ad essere molto molto umili e stringere i denti. Tornare umili e stringere i denti, questo è quello che chiede Vincenzo Vivarini nella sua squadra. Leggiamo 2 o 3 messaggi. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a Claudio Di Giacomo stasera alle camere che ci supporta, sempre forza diavolo. Fabrizia, ciao Fabrizia, che ci segui sempre e ci scrivi soprattutto sempre, ti ringraziamo. La difesa fa ancora troppi errori difensivi, a volte è disattenta e distratta, bellissimo il gol del nostro Speedy Petrella. Ancora? Buonasera, siamo una bella squadra e possiamo più che provare a rimontare sulla SPAL. Forza Teramo, forza ragazzi, carica Antonio. In questo momento al netto, vediamo un attimo la classifica, se non arriva qualcosa dal CONI, 16 punti che possono essere 13, e soprattutto tante squadre davanti, la rimonta sembra un po' troppo complicata. Secondo me bisognerebbe, come dice Vivarini, giocare di giornata in giornata. Non è inutile guardare la classifica. Il Teramo in questo momento deve scalare posizioni, sicuramente lo farà, però guardare in questo momento alla SPAL mi sembra leggermente eccessivo, perché non, in questo momento non è veritiero. Poi nel calcio tutto ci può stare. Certo. Tra poco facciamo la formazione, perché domani Andrea si gioca contro il Sant'Arcangelo, una squadra che ha vinto in maniera clamorosa in questo fine settimana, ha vinto sabato pomeriggio, giocava in contemporanea con il Teramo, contro la Lucchese. Fino al 92esimo. Vediamo un po' di immagini di Sant'Arcangelo Lucchese per chiederti, insomma, che tipo di squadra vedremo. Vivarini ha detto: troveremo una squadra che sarà molto sulla difensiva per lasciare spazio davanti ai suoi attaccanti, Guidone, De Vena, questo Venitucci che domenica ha cambiato la partita. Guarda, io finora ho visto che le squadre che hanno concesso un po' di campo al Teramo in alcuni momenti hanno pagato dazio. Le squadre che sono rimaste lì dietro, belle rintanate, vedi il Pisa,
vedi l'Ancona, vedi il tutto cuoio. E sono rimaste lì molto passive aspettando che il Teramo facesse la partita, hanno fatto poi risultato. La Lupa Roma si scopre un po', prende gol. Il Prato è venuto a giocare la partita, l'ha giocata bene, poi in contropiede ha preso gol. Anche il Savona non ha fatto una partita totalmente passiva. Quindi è una partita da temere se veramente il Sant'Arcangelo avrà questo approccio, cioè pur giocando in casa se ne sarà lì buono buono cercando le ripartenze con Guidone, soprattutto con De Vena, che è un giocatore che sa attaccare molto bene la profondità. Il Teramo potrebbe andare incontro a delle problematiche, però è anche vero che il Teramo, se riesce a limare questi errori difensivi, che sono errori dovuti alla condizione mentale, perché i giocatori dalla cintura in giù sono gli stessi dello scorso anno, quindi hanno dimostrato di arrivare ad un certo tipo di performance. Se si limano questi problemi, io penso che ci sono buone chance per finalmente sbloccarsi in trasferta. Detto questo, non mi sembra una squadra irresistibile, anzi, se vuoi che la dica tutta, mi sembra che la squadra dell'anno scorso fosse superiore, sia superiore quella dello scorso anno rispetto a quella di quest'anno. C'è un giocatore, io lo segnalo, mi ha impressionato per la sua capacità di calciare da fuori con il sinistro, Peterman. Questo centrocampista è un po' il loro Amadio, il giocatore davanti alla difesa, bel piede da non far tirare dai 30 metri in giù. E poi chiaramente c'è Guidone, che è un giocatore che conosciamo molto bene. In porta c'è Nardi, veteranissimo, anche coinvolto tra l'altro in qualche inchiesta di troppo pure lui. Che dire, è una partita assolutamente alla portata del Teramo, dipenderà dal Teramo. Assolutamente. Cominciamo a fare un po' la formazione, prendendo spunto da quello che ha detto Vivarini questa mattina. Vediamo che cosa ha detto su alcuni singoli. Dorazio è un giocatore che mi arrabbio, perché secondo me lui ha grandissime potenzialità, proprio tantissime potenzialità, e deve essere bravo a tirarle fuori. Però al di là di questo, la prestazione che ha fatta sicuramente non è quello che ci aspettiamo o che lui può dare. Petrella in questo momento qua, se non ci sono problemi, è il giocatore che non da adesso, ma dall'inizio del ritiro, che sta facendo molto molto bene, quindi dipende semplicemente da lui e anche capire il momento buono della partita dove poterlo sfruttare. Sì, Caidi ha recuperato, ha lavorato ancora questi giorni in modo differenziato, sarà convocato, però penso che non sarà della partita. Allora, tra poco, per i gufi che tiravano che la sentenza uscisse domani mattina, la sentenza c'è. Un attimo che tra un po' la vediamo. In parte inammissibile. La vediamo. Innanzitutto cominciamo però, diamo il tempo alla regia di posizionarsi, però prima riprendiamo un po' le parole di Vivarini e cominciamo a disegnare un po' la formazione, la facciamo un po' sulla lavagna. Andrea, la faccio io. Mettiamo Tonti tra i pali, ovviamente, la linea difensiva Altobello ti piace, Pasquale? Sì. Quindi sì. Altobello, perché abbiamo visto che Caidi non ce la fa. Attenzione, io sto leggendo, ora sono preso da altre cose, mi devi perdonare. Usciamo allora. Il collegio di garanzia ha accolto i ricorsi della società Teramo e della società Savona nei limiti di cui in motivazione, e ha rinviato al giudice di appello perché questi rinnovi la sua valutazione in ordine alla affermata sussistenza di circostanze aggravanti, i 6 punti di penalizzazione, traendone tutte le eventuali conseguenze in ordine alla misura delle sanzioni inflitte, dandone la relativa motivazione. Cioè, mi viene da capire che il giudizio ora dovrà essere, la palla ritorna alla Corte Federale d'Appello, che dovrà dare una penalizzazione minore, ridotta. Questo mi sembra di poter dire. Ecco, questo è il passo. Possiamo rileggere, ha accolto. Innanzitutto, noi siamo stati particolarmente fortunati, e qualche gufo, probabilmente qualche penna gli sarà caduta. Allora, lo leggiamo. Io mi alzo perché comincio a fare fatica, gli anni si fanno sentire. Il collegio di garanzia, all'esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto i seguenti provvedimenti. Ha accolto i ricorsi della società Teramo e della società Savona nei limiti di cui in motivazione,
e ha rinviato al giudice in appello, perché questi rinnovi, la sua valutazione in ordine all'affermata sussistenza di circostanze aggravanti, 6 punti di penalizzazione, traendone tutte le eventuali conseguenze in ordine alla misura delle sanzioni inflitte e dando una relativa motivazione spese compensate. Ha dichiarato inammissibile il ricorso della società Forlì, ha compensato le spese del relativo giudizio. Quindi il Forlì fuori gioco. Andiamo avanti, diciamo anche che, perché poi c'è un'altra parte interessante. La sostanza è: il danno principale che ha avuto il Teramo è non fare la Serie B ed è stato rimesso in Lega Pro. Sulle aggravanti che hanno portato ai 6 punti di penalizzazione, che poi, se gli esperti, se capisco bene quello che dicono gli esperti, sarebbero dovuti alle responsabilità oggettive e, sì, quelle presunte. Quindi, in base a questo, allora, fatto, le aggravanti devono essere lenite dal prossimo giudizio che la Corte federale dovrà ridare. Quindi possiamo dire che la Lega Pro rimane, ma la Corte è sicuramente, i 6 punti di penalizzazione torneranno alla Corte federale per un'ulteriore valutazione, sì, e dunque sicuramente possiamo partire dal presupposto che non saranno più 6 punti, i punti di penalizzazione. Però attenzione, c'è un'altra parte. Ha dichiarato in parte inammissibili. Ah, c'è l'avvocato? C'è l'avvocato Edoardo Chiacchio. Avvocato, buonasera, di nuovo. La disturbiamo di nuovo. Allora, noi l'abbiamo letta così, per quanto riguarda la Teramo Calcio. Il Teramo rimane in Lega Pro, ma per i 6 punti di penalizzazione, quindi per le circostanze aggravanti che hanno portato alla penalizzazione, ulteriore penalizzazione, si rimanda alla Corte federale d'appello, che dovrà valutare i 6 punti di penalizzazione, quindi mi pare scontato lo sconto, perdoni il gioco di parole. Abbiamo letto bene? No, è una lettura precisa, analitica, e che corrisponde esattamente alla verità. In verità noi abbiamo rinunciato alla domanda principale, vale a dire quella di ammissione in Serie B. Quindi non è che rimane in Serie B, abbiamo anche rinunciato noi a questa domanda. Sì. Ci rende invece l'affermazione della subordinata, che è stata accolta. L'unica, okay, domanda accolta. Okay. Tra tutti i ricorsi di oggi, l'unica accolta è stata solo quella del Teramo e del Savona, naturalmente. Sì, sì, sì. Qui c'è un nuovo processo in Corte federale d'appello, nel quale dovrà essere valutata, rivalutata la sanzione della penalizzazione. Quindi, avvocato, chiedo scusa, possiamo partire, a beneficio di chi, dei tifosi del Teramo, dal presupposto che i 6 punti comunque non saranno più 6, presumibilmente? Saranno di meno? Si può essere fiduciosi per una riduzione della sanzione, certamente. Bisogna rideterminare la pena. Ok. È qualcosa che avevo già previsto io ed era l'unica possibilità che aveva il Teramo per vedere ridotta la sanzione. Quella della trasmissione degli atti al giudice di secondo grado, che dovrà rivalutare questa decisione ritenuta errata dal collegio di garanzia, perché considera aggravanti che di fatti non ci sono. Ok. Avvocato, mi perdoni, faccio l'ultima domanda. I tempi adesso per tornare in Corte federale d'appello e dipanare questa matassa? Dovranno gli atti, dovranno essere trasmessi gli atti, poi bisognerà istruire la causa, c'è da fare. Avvocato, per quanto riguarda l'ammenda invece? Io non ho letto la sentenza. Ah, ok. Quindi non vi so dire, me l'hanno riferita i miei colleghi che sono in studio, io sono in viaggio e sto tornando a Napoli. Posso solo dire che è il miglior risultato che poteva avere il Teramo. È il miglior risultato che poteva ottenere il Teramo. Dunque passerà ancora un po' di tempo, però. È il miglior risultato che ci potevamo aspettare. Bisogna ancora aspettare, ovviamente. Parlando con i suoi colleghi, avevo anticipato che questo era il risultato a cui noi ambivamo e l'abbiamo ottenuto.
Va bene, io la ringrazio, avvocato, la ringrazio. Che diremo per quando ci sarà il processo? Va assolutamente, bene. Quindi si riparte ancora una volta. Grazie, avvocato. La corte in diversa composizione. In diversa composizione, quindi. Sì. Nessun giudice che ha giudicato il primo grado potrà essere presente nel collegio che esaminerà questa posizione del Teramo e del Savona. Questo è un processo che continua e quindi saremo ancora in legame con il club Teramano. Grazie, grazie avvocato. Questo grazie processo non finirà mai, probabilmente. Sì, andiamo avanti con la lettura, perché poi in basso si parla delle posizioni personali, ma la sostanza in questo caso non cambia. Perché, se vuoi puoi leggere tu, Jacopo, ha, sì, dichiarato in parte... Ha dichiarato in parte inammissibile, in parte infondati i ricorsi di Luciano Campitelli, Marco Barghigiani, Davide Mattini, Ercole Di Nicola e Marcello Di Giuseppe. Ha condannato le parti ricorrenti a rifondere le spese del giudizio alla federazione intimata, liquidate per ciascuna parte nella misura di 1.500 euro, oltre accessori di legge. Ha compensato le spese nei confronti delle altre parti costituite. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi della società Vigor Lamezia e di Fabrizio Maglia, Claudio Arpaia e Ninni Corda. Ha condannato le parti ricorrenti a rifondere le spese del giudizio, va bene. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondati i ricorsi presentati dalla società Torres, da Domenico Capitani e Giuseppe Sampino. Ha condannato le parti ricorrenti, ha respinto il ricorso dell'Aquila, ha compensato le spese del giudizio. Dunque, quindi allora per l'Aquila resta il punto di penalizzazione. Per quanto riguarda invece le posizioni personali, questi ricorsi sono in parte inammissibili, in parte infondati, e quindi rimane tutto uguale. L'unica tre anni di inibizione a Luciano Campitelli, quattro anni a Marcello Di Giuseppe. Questa è la, tutto sommato, la conferma. Più le ammende onerose di 100.000 euro per i tesserati. Io penso che i 30.000 euro di ammenda dati alla Teramo Calcio vadano con le aggravanti, con i 6 punti. Esatto, quindi sarà anche questa ammenda evidentemente rivalutata o magari tolta del tutto in sede di nuovo giudizio della Corte federale. Quello però che su cui possiamo essere certi è che si istruirà un altro processo, gli atti torneranno in Corte federale d'appello perché probabilmente le circostanze aggravanti, i 6 punti di penalizzazione sono stati giudicati troppi dal collegio di garanzia del CONI, quindi adesso bisognerà ripartire da capo, ci vorrà del tempo, però la sostanza è che tutto sommato almeno possiamo essere sicuri, ce l'ha confermato l'avvocato, che i 6 punti quantomeno non rimarranno 6, quantomeno un po' di meno, e questa è una buona notizia. Torniamo, dopo aver fatto questa parentesi che sicuramente magari farà piacere dal punto di vista sportivo ai tifosi del Teramo, torniamo alla formazione di domani, perché abbiamo detto in porta va Tonti, in difesa Altobello, Speranza e Perrotta ovviamente, a centrocampo ti piace Di Paolo Antonio, Pasquale? Sì, è un giocatore che conosco da tanto, è cresciuto molto. Domenica mi sa che ha fatto la prima partita di questa stagione, se non c'è, cioè, il primo spezzone, è entrato con grande personalità e si è fatto trovare pronto alla chiamata del proprio allenatore. Ed è piaciuto anche a Vincenzo Vivarini, ce lo ascoltiamo, su Di Paolo Antonio. Mi è piaciuto quando è entrato, perché è entrato tonico. Io da lui mi aspettavo già da prima una reazione, diciamo, sotto l'aspetto di impegno e diciamo la voglia di voler ritornare ad essere protagonista. Io l'avevo stimolato in diversi modi e lui, diciamo, sabato mi ha dato una buona risposta. Dunque Di Paolo Antonio, se il modulo rimane e dovrebbe rimanere il 3-5-2, Andrea, io lo vado ad inserire in questa posizione che di solito è di Amadio. Sì, farà il playmaker, Di Paolo Antonio. Farà il vice Amadio. E mezzala sinistra ovviamente sarà Cenciarelli. E mezzala destra Calvano, che ha detto Vivarini, ha confermato che non si tocca. Sugli esterni ci sarà Scipioni a destra e Dorazio, perché Cecchini non è stato convocato, problema alla caviglia, e allora gioca Dorazio sicuramente a sinistra. Davanti io credo che Moreo non si tocca. E qui secondo te?
La razionalità direbbe Petrella, ma potrebbe ripartire da Silva con Petrella che entra a partire in corsa. E allora, questa dovrebbe essere la formazione di domani pomeriggio. Tonti in porta, linea difensiva Altobello, Speranza e Perrotta, linea 5 Scipione e Dorazio, sui lati Mezzali, Cenciarelli e Calvano, in mezzo Di Paolo Antonio, titolari Moreo e Da Silva. Avellino 3, Ascoli 0. Avellino 3, Ascoli 0, ci andiamo ad ascoltare sull'avversario di domani, Vincenzo Vivarini, davvero l'ultima pillola perché siamo davvero in chiusura. Vivarini sul Sant'Arcangelo. Loro più che limitare Guidoni e Divena dobbiamo limitare le loro ripartenze, perché è una squadra che gioca molto in fase difensiva. E proprio per avere spazio per gli attacchi alla profondità. È una cosa che abbiamo sofferto anche sabato e ci abbiamo lavorato proprio sotto questo aspetto qui e quindi dobbiamo proprio limitare di far giocare i loro vertici. Quindi molto, molto, molta attenzione dobbiamo dare a De Vena e Guidoni. Molta attenzione a De Vena e Guidone, domani, secondo Pasquale Catalano, sarà la volta buona, la prima vittoria in trasferta? Ma, ci sono tutte le premesse per fare una grande partita, perché, ripeto, il Teramo ha un organico importante, superiore a quello del Sant'Arcangelo, però nel calcio c'è tutto il contrario di tutto, quindi aspettiamo di vedere la partita e poi giudicheremo. Questa squadra, ha detto Vivarini, in potenza e potrebbe essere anche più spettacolare di quella dell'anno scorso, tu sei d'accordo? Io credo che per 7/11 la squadra dell'anno scorso, quindi può soltanto migliorare dal punto di vista del tecnico, perché conoscono il tattico, soprattutto perché conoscono i sistemi tattici dell'allenatore. Però è una squadra che secondo me deve superare a livello mentale un piccolo trauma, diciamo un piccolo grande trauma che la squadra ha subito, e giocare per vincere in tante situazioni non è come giocare per divertire oppure per esaltare le proprie qualità. Questo Teramo deve recuperare posizione e quindi deve vincere. Perfetto, grazie a Pasquale Catalano, grazie per essere a voi. Stato in nostra compagnia, grazie ad Andrea Costantini, però sì. Andrea, adesso noi finiamo. C'è Pro L'Aquila, ovviamente dedicata ai colori rosso-blu, ma... Poi riapriamo per dare i finali di Serie B. A proposito, la Virtus Lanciano ha rimontato, ora sono 2-2 dopo un'ora di gioco, doppietta di Piccolo. Riapriamo per i finali di Serie B, per collegarci con Lanciano e per magari fare un ritorno su questa sentenza e magari riprendere anche lo stralcio dell'intervista telefonica che hai fatto con l'avvocato Edoardo Chiacchio, insomma, per ribadire il concetto. Quindi... Per quanto riguarda le posizioni personali, tutto resterà invariato ed è cristallizzato. Per quanto riguarda invece la penalizzazione del Teramo, va rivalutata e si riparte dunque con un nuovo giudizio che dovrà essere messo dalla Corte federale. Appuntamento alle 22.30, io rimango qui fino alle 22.30, promesso, non mi alzo, poi tu invece sarai in postazione TG. Salutiamo Pasquale Catalano, in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera e speriamo di vederti su una panchina quanto prima. Grazie. Pro Teramo finisce qui, ma per questa sera solo provvisoriamente, perché poi alle 22.30 apriremo una finestra da questo studio con il TG6 per parlare della sentenza. Invece nel formato tradizionale torna martedì prossimo alle 21 in diretta su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre.